Bentornato, benvenuto caro osservatore del cielo. Io mi chiamo Luca e in questo canale YouTube parliamo di astronomia. Un appuntamento quotidiano, o quasi, dove scopriamo in pochi minuti cosa c'è di bello da guardare lassù. La mia speranza nel fare questi filmati è quello di invogliarti ad alzare gli occhi al firmamento per conoscerlo un po' di più. Sono giorni difficili per il nostro paese, ma spero che dalla finestra di casa tu riesca a trovare un modo per alzare lo sguardo e guardare avanti, nonostante tutto. Oggi è venerdì 13 marzo 2020, quinto giorno dell'undicesima settimana, 73esimo giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.921. Il Sole è entrato nella costellazione dei Pesci, ha raggiunto il meridiano alle 12.23 e ci saluterà alle 18.18, dopo un dì sempre più lungo durato 11 ore e 48 minuti. Venere, ancora nella costellazione dell'Ariete, nei prossimi giorni raggiungerà diversi traguardi celesti, alcuni osservabili, altri no, ma comunque interessanti. Li vediamo brevemente adesso, ma ne riparleremo più avanti. Il 20 marzo, la Dea della Bellezza si troverà alla minima distanza dal Sole, il 24 sarà osservabile dalla Terra alla massima distanza apparente dalla nostra stella. Sembra una contraddizione, ma mentre la minima distanza dal Sole dipende solo dalla posizione di Venere sulla sua orbita, la massima distanza apparente è dovuta solo alle posizioni reciproche di Venere, della Terra e del Sole. Due giorni dopo, il 26 marzo, Venere raggiungerà la massima altezza sull'orizzonte al tramonto, mentre il 27 marzo sarà in dicotomia, cioè sarà illuminata al 50%. Il fenomeno non sarà osservabile ad occhio nudo, ma solo con l'utilizzo di un telescopio. Dovremo aspettare invece il 28 aprile perché il pianeta raggiunga la massima brillantezza. Se non volete perdere l'appuntamento, iscrivetevi al canale. Alle 19.55 giunge la notte astronomica. Cogliamo l'occasione dell'assenza della Luna in prima serata per esplorare il cielo. Dal balcone o da una finestra di casa, se abbiamo l'opportunità di avere un'ampia visuale in direzione sud, potremo scorgere alcune tra le costellazioni zodiacali più luminose. Partendo da ovest, dove abbiamo lasciato Venere mentre tramontava, tre ore dopo l'inizio della notte astronomica, per intenderci intorno alle 23, possiamo vedere a circa 15 gradi sull'orizzonte Aldebaran, nella costellazione del Toro. Aldebaran fa parte dell'esagono invernale, che abbiamo conosciuto quest'inverno, e che è formato, oltre che da Aldebaran, da Capella, nella costellazione di Auriga, da Rigel, nella costellazione di Orione, da Sirio nella costellazione del Cane Maggiore, da Procione nella costellazione del Cane Minore e infine da Polluce, che insieme a Castore sono le stelle più brillanti della costellazione zodiacale dei Gemelli. In direzione sud, a quest'ora, a mezza altezza tra lo zenith e l'orizzonte c'è Regolo, la stella più luminosa del Leone. Ma abbiamo saltato una costellazione. Sì, è quella del Cancro, che si trova a metà strada tra i Gemelli e il Leone. È una costellazione composta da stelle molto deboli ed è difficile da vedere. Verso sud-est, infine, si trova la bella e brillante Spica, nella costellazione della Vergine, a circa 15 gradi sull'orizzonte. La Vergine, il Leone, il Cancro, i Gemelli e il Toro sono costellazioni attraversate dall'eclittica, cioè il percorso apparente che compie il Sole in cielo durante l'anno. Questo moto apparente del Sole è la proiezione del moto reale della Terra attorno alla nostra stella, il moto di rivoluzione. La Luna, nella fase gibbosa calante, sorgerà alle 23.12 minuti e passerà al meridiano alle 3.27, illuminata all'84%. Domani, sabato 14 marzo, alle 4.51, il buio inizierà a lasciare spazio alle prime luci della nostra stella. Tre quarti d'ora dopo la fine della notte astronomica, guardando circa verso sud-ovest, scorgeremo un puntino molto luminoso a circa 15 gradi sull'orizzonte. È Giove, il pianeta più grande del Sistema Solare e il più brillante di queste mattine. A destra di Giove, circa la stessa altezza sull'orizzonte ma meno brillante, c'è Marte. Hai visto quanto si è avvicinato rispetto all'inizio dell'anno? Adesso dista da Giove soli 3 gradi, che equivalgono alla distanza che ricopre un pollice o un mignolo uniti a braccio teso. Prova a toccare il cielo con le tue mani e nei prossimi giorni vedremo di fare altre misure per capire di quanto si sono avvicinati questi due pianeti sulla volta celeste. A sinistra di Giove, più basso sull'orizzonte, c'è Saturno. Alle 6.28 il Sole sorgerà mentre la Luna tramonterà alle 9.21. E con questo non mi rimane che salutarvi e ringraziarvi per aver guardato questo video e come sempre vi auguro buonanotte e buone stelle.